Buonasera a tutti, vi do il benvenuto a questo webinar. Come società OTC abbiamo deciso di trattare un tema piuttosto spinoso che sono le fratture della paletta omerale, che rappresenta una prima parte, e una seconda parte andrà a costituire invece un FAD che rimarrà attivo per diversi mesi. Comunque, grazie a tutti di essere presenti e passo subito la parola per non perdere tempo al presidente della società per un saluto e per introdurre l'evento. Rocco, prego. Grazie Francesco, vi porto il saluto di OTC Italia e OTC Foundation e naturalmente anche il saluto da parte degli sponsor che ci permettono sempre di portare avanti queste belle, diciamo, idee per quanto riguarda l'educational. Saluto naturalmente e ringrazio il dottor Liuzza, non posso farlo con il dottor professor Maccauro che purtroppo è impossibilitato in questo momento, ma vale lo stesso il pensiero. Come abbiamo detto, come ha detto già Francesco, le fratture dell'omero distale rappresentano, diciamo, una patologia molto importante da trattare perché è abbastanza complessa, diciamo, spesso e volentieri. Anche se non sono frequentissime quelle della paletta omerale, però spesso e volentieri sono di complessa soluzione. Gli obiettivi, sappiamo tutti, sono il ripristino anatomico per quanto riguarda soprattutto i pazienti giovani e con, diciamo, attivi, e invece un rapido recupero dall'attività della vita quotidiana per quanto riguarda gli anziani. Le fratture complete possiamo dire che sono relativamente facili da diagnosticare, mentre quelle intraarticolari parziali spesso e volentieri non lo sono. La diagnosi clinica è sempre importante per valutare soprattutto lo stato dei tessuti molli ed eventuali deficit neurologici da sempre segnalare prima di passare ad un eventuale trattamento chirurgico. E invece le classificazioni, le indagini TAC con la ricostruzione 3D ci permettono di pianificare in modo corretto il trattamento. Oggi, credo che alcuni di noi, non più tanto giovani, si ricordano le vecchie placche a Y per quanto riguarda il trattamento delle lesioni della paletta omerale, che non erano affatto né semplici da utilizzare, e né soprattutto efficaci nel riparare quelle lesioni. Oggi invece abbiamo delle placche anatomiche a stabilità angolare che possono essere utilizzate con costruzioni a 90 o 180 gradi che danno una grande stabilità e permettono una riabilitazione precoce. L'artroplastica del gomito può essere indicata in pazienti selezionati con fratture dell'omero distale gravemente comminute e con grave osteoporosi, dove una buona sintesi credo che sarebbe a volte impossibile da ottenere. Come avrete già visto dal programma, tutti i relatori e i moderatori sono estremamente competenti, perlomeno io li ritengo estremamente competenti sulla materia, e sono certo che vi sapranno illustrare in modo preciso ed attuale il trattamento di queste lesioni. Chiudo e auguro un buon lavoro a tutti quanti e vi ringrazio. Buonasera. Grazie Ciao. Presidente. Ciao. Grazie. Prego il professor Pedersini di introdurre il primo relatore. Bene. Grazie per l'invito a moderare questa importante sessione. Il primo relatore è il professor Murena, con diagnosi e classificazione delle fratture della paletta omerale. Grazie, buon pomeriggio a tutti, spero che vediate tutto. Quindi una relazione introduttiva che non può prescindere da qualche cenno di epidemiologia. Sono delle lesioni che hanno un andamento, una distribuzione bimodale, costituiscono circa il 2% di tutte le fratture, il 30% delle fratture dell'omero nell'adulto, un'incidenza di circa 6 casi su 100.000 abitanti anno, e questa distribuzione bimodale rappresentata in questo grafico, dove vedete che c'è un'inversione
del sesso, nel senso che nei pazienti molto nel primo picco, che è quello dei pazienti giovani, la prevalenza del sesso maschile, mentre viceversa, il secondo picco, che è nei pazienti ultra ottantenni, in questo caso la prevalenza del sesso femminile. Questo ci dice già anche qualcosa su quello che sarà il meccanismo traumatico, traumi ad alta energia, politraumi, traumi sportivi prevalentemente nei giovani maschi. Che quindi in questo studio riportano un'età media di 24 anni, con prevalenza di fratture di tipo A1 classificate secondo la classificazione AO, e per contro invece nel sesso femminile, o negli ultra ottantenni, cadute accidentali, traumi a bassa energia, spesso lesioni cutanee associate o altre fratture associate, e prevalenza di fratture di tipo C, quindi con una complessità maggiore, ovviamente il tutto condizionato e inquadrato nel quadro delle fratture, la fragilità. Questo è il caso della 92enne con una C2 che viene trattata in questo modo e questo è il controllo a distanza. Si può fare una considerazione: se si va a vedere le fratture nei soggetti in età evolutiva e le si confronta alle fratture che siamo abituati a vedere negli anziani, ci accorgiamo che c'è una sorta di somiglianza, tendono a essere fratture abbastanza distali. Nel giovane ovviamente avranno altri problemi di trattamento che verranno poi affrontati dai relatori successivi, negli anziani sarà ovviamente un altro discorso. Per quanto riguarda il tipo di trauma, cioè il meccanismo traumatico, hanno cercato di fare degli studi, sembrerebbe che la maggior parte dei pazienti osteoporotici riportano queste fratture per un trauma diretto. Ma per quanto riguarda il tema della reazione, cioè l'inquadramento clinico, quando dobbiamo affrontare queste lesioni, dobbiamo vedere se ci sono una serie di lesioni associate che si presentano con una certa frequenza, lesioni cutanee, altre fratture o danni di tipo neurologico, del neurologico periferico. Vedete che i danni ai tessuti molli non sono così infrequenti, 7,2% di fratture esposte. In questo caso, in questo studio, l'età media era di 41 anni per le fratture esposte, traumi ad alta energia e ovviamente morfologia di frattura ad alta complessità, quindi prevalenza delle tipo C. Per quanto riguarda la valutazione neurologica, anche questa deve essere presa in seria considerazione perché sono fratture che qualche volta si accompagnano a problemi neurologici, in particolar modo a carico del nervo ulnare. Vedete che in questo studio riporta un 2,5% di prevalenza di paralisi del nervo ulnare, ma addirittura quasi un 25% di sintomatologia irritativa sempre a carico del nervo ulnare. Qui noi abbiamo il nostro caso. Fratture associate devono essere considerate, sono sia nei traumi ad alta energia, ma anche come nel caso che qui abbiamo rappresentato nei pazienti anziani, vedete che possono essere o dell'arto ipsilaterale o dell'arto contralaterale o arti inferiori o bacino, secondo quanto è riportato in questo studio su 320 pazienti, dove l'incidenza di fratture associate era al 16%. Questo è uno dei tanti politraumi che ci capita da affrontare, con questa frattura di paletto omerale con perdita di sostanza, una lesione Monteggia-like, danno traumatico del nervo radiale, frattura di acetabolo destro che è stata trattata come rappresentato, e questo è il controllo radiografico del trattamento della frattura della paletto omerale e di radio 1. E per quanto riguarda la diagnosi, beh, sicuramente la radiografia ovviamente è imprescindibile, ci dice le linee di frattura, se la frattura è parziale o completa, se è intraarticolare o extraarticolare, se c'è un coinvolgimento dei condili, numero di frammenti, però questo è l'aspetto teorico, perché il più delle volte noi ci ritroviamo con delle radiogrammi che non sono eseguiti in condizioni ottimali, non vengono eseguiti a paziente poco compliante, con i tecnici di radiologia che non ci danno le proiezioni che desideriamo ortogonali, per cui assolutamente il ruolo della TAC è fondamentale per andare a capire il numero di frammenti, dimensione dei frammenti, ci può dare un orientamento sugli eventuali lesioni dei tessuti molli, soprattutto andando a individuare dei piccoli distacchini d'avulsione, ci dà l'orientamento dei frammenti nello spazio, sono importanti per andare a vedere le coronal share, per
programmare la nostra ricostruzione. Ma anche qui ci sono le insidie dei nostri colleghi radiologi e dei loro tecnici, perché se l'attack deve essere acquisita in maniera corretta. Quando vengono acquisite queste TAC con l'avambraccio appoggiato sull'addome o sul torace, il risultato è quello di avere una visione periferica mal definita, non soddisfacente per la comprensione della tipologia del trauma, e non sempre si riesce a ottenere l'attack eseguita con le metodiche corrette. Un altro problema è l'orientamento che ci viene restituito dei piani di ricostruzione, perché non sempre il tecnico ha mentre il radiologo nella console può ricostruirsi gli orientamenti come vuole, non sempre vengono inviati sul PACS gli orientamenti corretti, ortogonali, e quindi noi abbiamo sostanzialmente delle visioni oblique, per cui l'attack è fondamentale, ma è altrettanto fondamentale eseguirla nel modo corretto. Per evitare questi problemi si può utilizzare la TAC 3D che migliora l'identificazione della classificazione, migliora la concordanza intra-osservatore, cioè come io valuto nel tempo la stessa TAC, e migliora la capacità di dare indicazione al trattamento. Però ovviamente ha anche lei delle zone d'ombra, la TAC 3D, nel senso che non migliora la concordanza fra osservatori e non sempre il rendering del 3D ci è amico, perché qualche volta sintetizza da solo delle fratture composte e quindi non ci dà contezza dei vari pezzettini che poi potremo, delle comminuzioni che dovremmo affrontare intraoperatoriamente. Allora, per questo alcuni autori hanno proposto questa metodologia dell'acquisizione di radiogrammi in trazione. Perché dicono, e questo è lo studio che il loro studio pubblicato nel 2014, dicono che questo aumenta la nostra capacità di comprendere la frattura. Però il problema qual è? Che queste RX in trazione vengono fatte in anestesia generale, in sala operatoria, quando il vostro programma chirurgico, secondo me, deve essere già definito. Per cui sì, io ve lo riporto come così, come perché è effettivamente migliorativo, ma la utilità non è sempre così sicura. Passiamo alle classificazioni numerose. È noto a cosa serve una classificazione. Queste sono le principali. Quella di Radin era quella che si occupava delle fratture a T, per cui non è applicabile a tutte le nostre fratture che siamo chiamati ad affrontare. Quella di Jupiter è sicuramente una classificazione molto complessa e dettagliata, che spesso necessita di un'analisi intraoperatoria per avere un riscontro. Probabilmente quella più utilizzata è quella della O, che divide in tre grossi tipi: extraarticolari, intraarticolari parziali e intraarticolari complete. Quindi le parziali sono quelle legate o a una sola colonna, quindi o alla colonna radiale o alla colonna ulnare, oppure descrivono quelle sul piano coronale. Mentre le C, le intraarticolari complete, sono quelle che riguardano entrambe le colonne. Vedete, tra le extraarticolari ci possono essere, quindi questa è una A1-2 che riguarda sostanzialmente una frattura d'avulsione dell'epitroclea, che viene trattata in questo modo. Questa è una A2, quindi è una frattura extraarticolare obliqua che è stata trattata in questo modo. Questo ne è un altro esempio identico. Questa è una A3-2, cioè è una extraarticolare con un terzo frammento comminuto che viene trattata non avendo un coinvolgimento articolare, lasciando il tricipite, cioè l'apparato estensore e l'olecrano intatto. Nelle fratture intraarticolari parziali abbiamo quelle che riguardano la colonna radiale e quelle che riguardano la colonna ulnare. Questa è una B1-2, cioè che riguarda soltanto il capitulum. La B1-1 è più rara, questa qui, quindi articolare parziale colonna radiale del solo capitulum. Questa qui è la B1-3, quindi ha più alta complessità e con un interessamento transtrocleare pluriframmentario, quindi la colonna radiale è pluriframmentaria ed è transtrocleare. E questo è il suo trattamento. Poi si può essere discutibile aver usato due placche, ma insomma così è stato fatto.
Questa è un'altra donna di 89 anni, è una B2, siamo passati quindi sul versante mediale, è una B2-1, nel senso che ha la fortuna di far procedere la lima a livello della trochlear groove, cioè dell'incisura, e non a livello della superficie articolare convessa della troclea. Anche questa sintetizzata con una placca in questo modo. Questa è una B2-3. È una articolare parziale con una colonna mediale, una frammentazione transtrocleare, anche questa trattata in maniera classica con una sola placca, un accesso posteriore. Discorso a parte meritano quelle fatte sul piano coronale, cioè le fratture sul piano coronale per la O vengono classificate nel tipo B, gruppo 3, e poi ci sono tutta una serie di sottogruppi. Quelli che riguardano solo il capitulum, la troclea o entrambi. In realtà qui abbiamo una sorta di sovrapposizione con quest'altra classificazione che individua dei tipi 1, 2 e 3 e un gruppo A e un gruppo B. Il gruppo A sono tutte le fratture che non hanno un interessamento posteriore, ma sono solo della porzione sul piano coronale, ma della porzione anteriore. Il gruppo B hanno invece una comminuzione e un interessamento posteriore. Per quanto riguarda i tipi, il tipo 1 riguarda sostanzialmente il capitulum, il tipo 2 riguarda in un unico pezzo capitulum e troclea, e il tipo 3 invece vede il capitulum e la troclea divisi in due elementi differenti. Quindi, nella peggiore delle ipotesi, potrete trovare il tipo 3, quindi i frammenti rotti sul piano coronale, con la comminuzione posteriore del tipo 2. Alcuni esempi: questa è una tipo 1A. Nel senso che il capitulum arriva fino alla trochlear ridge che è inclusa, questa è una 3A. Poi è bellissimo perché potremmo discutere in realtà se l'attribuzione è corretta o non corretta, ma questo è proprio descritto sulla osservazione inter-observer, questo è il controllo intraoperatorio. Questa è una 3B, quindi una diciamo di complessità maggiore che è stata trattata in questo modo, con un accesso posterolaterale esteso e lussazione della paletta per la ricostruzione. E poi ci sono le C, quelle diciamo più frequenti nel secondo picco di incidenza. Questa è una C1, C2. In realtà la C1 secondo me quasi non esiste. Questo frammento in realtà la dovrebbe classificare come una C2. Questo è stato l'esempio di sintesi. Questa è una C1-2, quindi articolare semplice con un terzo frammento metafisario. Con i suoi controlli, una C2-3, articolare semplice ma con una comminuzione metafisaria, anche qui rappresentata, trattate più o meno nella stessa maniera, e una C3, che questa ha una complessità maggiore, quindi con una comminuzione metafisaria e articolare. Alla fine di tutto il discorso che vi facevo, che ho fatto, è quanto si riesce, anche conoscendo questa classificazione che è complessa e vi assicuro che io non ho una dimestichezza assoluta, devo sempre riguardarmi l'app o il cartellino per andare a verificare in quale sottogruppo infilare la frattura che ho di fronte. Vedete che è stato fatto questo studio interessante che dice sì, la classificazione AO tutto sommato è la migliore per quanto riguarda la concordanza interosservatori, quindi tra più osservatori, parlando tra l'altro di chirurghi esperti, di radiologi esperti, eccetera, e anche intraosservatori, cioè io vedo la stessa frattura e la classifico nello stesso modo e va tutto bene fino al tipo, cioè ABC, extraarticolari, articolari parziali, articolari complete. Già quando andiamo nei gruppi, vedete che le cose peggiorano notevolmente, non parliamo dei sottogruppi dove sostanzialmente l'attribuzione è, da un punto di vista statistico, non dico casuale, ma quasi. Quindi questa complessità, che è una complessità descrittiva interessante, però in realtà non ci porta lontanissimo. Quindi cosa si può raccomandare? Beh, se avete un coinvolgimento articolare, la O lo descrive bene, se avete una comminuzione metafisaria articolare, la O fa ragionare su questa domanda. Per quanto riguarda il numero di frammenti, la direzione della scomposizione, i sottogruppi A O sono più confusi, più di non confusi, sono precisi loro, ma sono di più difficile usufruizione. Il coinvolgimento sul piano coronale deve, secondo me, essere usata
questa classificazione perché è più appropriata, ma quando anche applicate tutto questo siete ancora lontani da avere una visione, o siamo ancora lontani da avere una visione in termini di qualità ossea, di lesioni associate, di danno ai tessuti molli, per cui ci sono ancora alcune domande da farsi. Tant'è che questo è un gruppo inglese che ha fatto un lavoro nel 2006, ci sono dei tentativi di attribuire, di fare delle nuove classificazioni alle quali poi segue un algoritmo di trattamento per dare veramente un aiuto al chirurgo su quali decisioni fare. E secondo me il più bel lavoro, e abbiamo la fortuna di avere Roberto Rotini con noi, ma il più bel lavoro, più utile in assoluto che è stato fatto proprio dal gruppo del Rizzoli, di Rotini, che ci attribuendo alle varie morfologie di frattura descritte, ci dà dei consigli su che tipo di trattamento svolgere, su che tipo di accesso svolgere per il trattamento. E secondo me questo è un lavoro che è assolutamente da tenere presente, perché almeno per me è stato di grande aiuto. Concludendo, la frattura della paletta omerale è, possiamo dire, rara, ma in realtà è relativamente frequente, considerate le difficoltà che può presentare nel trattamento. Può essere altamente complessa e non sempre facilmente inquadrabile, né dal punto di vista clinico, perché i deficit neurologici non sono sempre certi nell'acuto, né dal punto di vista radiografico. Bisogna valutare il paziente, cercare le lesioni associate allo stato neurologico, i radiogrammi devono esserci, ma spesso presentano dei limiti, l'attacco è fondamentale, ma bisogna farsela fare bene, perché sennò non serve a nulla, quindi l'attacco deve essere non a nulla, ma serve meno, l'attacco deve essere acquisita correttamente, e poi la classificazione è fondamentale per comprendere la frattura, ma anche una comprensione accademica e formativa, cioè se si è un giovane chirurgo, il fatto di classificarla correttamente ti fa pensare, ti fa porre delle domande importanti che ti formano. E serve poi al chirurgo per la pianificazione dell'approccio chirurgico sul tipo di trattamento, anche se non basta, nel senso che vanno considerate molte altre cose. Vi ringrazio. Grazie, passo la parola, perché già siamo un po' in ritardo, a Giuseppe Giannicola per la seconda relazione, che in realtà era del dottor Accetta, ma ha avuto dei problemi dell'ultimo momento e Giuseppe si è offerto di sostituirlo come solo lui sa fare. Prego, Giuseppe. Grazie. Allora. Oh, chiedo se si vede la presentazione. Sì, sì. Ok, perfetto. Allora, io ho il compito di parlarvi del trattamento delle fratture chiuse e non ho avuto difficoltà a inserire ovviamente il discorso degli accessi chirurgici. Scusate, ma non va avanti. Ok, e ho pensato di presentarvi la mia relazione facendo riferimento a 10 fattori, a 10 step che secondo me condizionano il trattamento e i risultati di queste fratture. Quindi vi presenterò la mia relazione parlando di questi che secondo me sono gli aspetti che hanno più un valore prognostico. E innanzitutto il timing con cui gestiamo queste fratture, e c'è da dire che i risultati sono correlati al momento in cui gestiamo questi traumi. E ci sono diversi lavori che dimostrano come un ritardo di trattamento di oltre 5-7 giorni, alcuni dicono addirittura 2-3 giorni, condiziona pesantemente la prognosi. Quindi a volte siamo un po' giustificati dal fatto che il paziente è un po' ritraumatizzato, e quindi sapete che
altre fratture hanno la precedenza, ma siamo meno giustificati quando invece siamo di fronte a un paziente che ha una frattura isolata della paletta omerale. Ecco, qui ci dobbiamo organizzare per trattare il paziente in pochi giorni. Sull'inquadramento diagnostico ha parlato benissimo Luigi, quindi l'unica cosa che voglio puntualizzare è attenzione a rilevare le lesioni neurologiche in questi pazienti, al fine di evitare che queste lesioni siano imputate al chirurgo e quindi che siano lesioni intraoperatorie. Invece molte volte in realtà la lesione è già preesistente e va ben annotata in cartella clinica. Nell'inquadramento diagnostico è fondamentale, come diceva Luigi, l'esame TAC, e credo che siano molto utili le volume rendering, con tutti i limiti che ha ben esposto Luigi, ma soprattutto sono molto utili le volume rendering eliminando il radio e l'ulna, in modo da consentirci una visione migliore della zona articolare. Quindi sfruttiamo la possibilità che ci dà la TAC per cercare di inquadrare, di capire meglio il pattern di frattura. Sulla classificazione, quindi sull'inquadrare il tipo di frattura, ne ha già parlato Luigi, quindi non mi dilungo ulteriormente. Ora, un punto cruciale è con quale via chirurgica noi gestiamo queste fratture. Esistono fratture che possono essere gestite con approcci più limitati, ma esistono fratture che hanno bisogno di una esposizione adeguata. Fondamentalmente nelle fratture della paletta omerale i due accessi che si utilizzano sono l'osteotomia orecranica con e senza ribaltamento del muscolo anconeo e la via triceps on. E ovviamente il tipo di frattura che state trattando condiziona questa scelta. Per esempio, nelle fratture più complesse della paletta omerale è necessaria la osteotomia orecranica. Non dobbiamo farci prendere dalla tentazione di fare vie meno aggressive, in quanto poi non riusciremo a sintetizzare adeguatamente frammenti articolari. Che l'osteotomia orecranica sia la via che più espone la paletta omerale ormai è noto, ci sono diversi studi che lo dimostrano, anche studi molto carini dal punto di vista iconografico, come vedete appunto in questa slide. Come si fa l'osteotomia di olecrano, in particolare con il ribaltamento del muscolo anconeo? L'accesso è posteriore, il primo step è senz'altro l'isolamento del nervo ulnare, la sua trasposizione anteriore. Successivamente, per ribaltare il muscolo anconeo, noi dobbiamo creare una incisione della fascia V rovesciata sopra l'intervallo tra l'estensore ulnare del carpo e l'anconeo, e tra l'anconeo e il flessore ulnare del carpo. Perché ribaltare il muscolo anconeo? Perché è un muscolo stabilizzatore varo e posterolaterale, e sappiamo che se andiamo ad interrompere l'intervallo tra l'anconeo e il muscolo tricipite, noi ne interrompiamo l'innervazione e quindi perdiamo il trofismo di questo muscolo. Una volta che noi abbiamo creato questa V e ribaltato da distale a prossimale il muscolo anconeo, noi arriveremo al punto dove andremo a eseguire l'osteotomia. Questo punto deve essere sempre visualizzato, andare a cercare l'angolo di riflessione tra la parte verticale e orizzontale della grande cavità sigmoidea, per cercare esattamente la zona della safe zone, cioè quella zona priva di cartilagine dove noi dobbiamo far cadere la nostra osteotomia. Una volta che noi realizzeremo l'osteotomia, vedete il flap muscolo tendineo e osseo viene ribaltato in alto, staccandolo dalla parete posteriore della paletta omerale. Una buona
una buona realizzazione della via chirurgica vi consente di ottenere un'ottima visualizzazione dell'intera paletta omerale. E ricordiamoci che l'ostotomia orecranica è un tipo di accesso che comunque, in caso di necessità, conversione di protesi totale del gomito, è comunque una via che vi consente di eseguire una protesi totale del gomito. Questo era un caso che si era fatto un'ostotomia spontanea, cioè era una frattura della paletta omerale associata a frattura dell'orecrano, che ho trattato con una protesi totale del gomito, su cui poi ho fatto la sintesi con viti monocorticari dell'olecrano. Quindi non è una situazione drammatica se noi dobbiamo poi convertire il nostro intervento chirurgico. Vedete, questi sono i principali vantaggi e svantaggi dell'accesso trans olecranico, ma ripeto, in determinate fratture, cioè le C3, è l'unico accesso chirurgico che dobbiamo utilizzare per trattare queste complesse fratture. Ci sono invece situazioni di fratture più semplici da un punto di vista articolare che invece possono essere gestite preservando l'olecrano, preservando tutto l'apparato estensore. Vedete, questi sono degli esempi, cioè sono quelle fratture basse, metafisarie o alte, quindi extra o intracapsulare, fratture a T, quindi a basso interessamento della zona articolare, che effettivamente possiamo gestire con la via tricepson. Che cos'è la via tricepson? Non è altro che il sollevamento del muscolo tricipite dal piano osseo sottostante. E quindi vedete, il primo step è sempre l'isolamento del nervo ulnare, successivamente andremo a distaccare il tricipite dal setto intermuscolare mediale e quindi andremo a divaricare lateralmente il tricipite, a fare la capsulectomia posteriore esponendo la regione mediale della paletta omerale. Questo era ovviamente un intervento dove asportavo i frammenti per impiantare una protesi. Ovviamente nel caso dell'osteosintesi questo non lo facciamo. E dopodiché possiamo divaricare il tricipite medialmente, distaccandolo dalla cresta laterale e dalla superficie posteriore della colonna laterale, quindi praticamente sviluppando l'intervallo prossimale e distale di Cocker, e quindi ribaltiamo anche il muscolo anconeo insieme al tendine del tricipite lateralmente ed esponiamo la parte laterale della paletta omerale. E anche qua è importante seguire la capsulectomia posteriore, altrimenti non visualizziamo bene la superficie articolare. E vedete, questo è un caso dove tutto sommato l'interessamento della superficie articolare era minimo, che è stato gestito facendo una osteosintesi con la via tricepson. È sicuramente una via che dà un vantaggio da un punto di vista funzionale di rieducazione nel primo periodo, perché i pazienti hanno molto meno difficoltà a flettere ed estendere il gomito nel primo periodo. Un altro step fondamentale che condiziona il risultato di questi traumi è l'adeguato planning preoperatorio, lo accennava Luigi. Qui noi dobbiamo bene pianificare quali possono essere i problemi durante l'intervento chirurgico, quali possono essere i mezzi di sintesi adeguati che possono essere utili durante l'intervento, dalle placche alle viti libere, alle piccole viti, ai piccoli fili filettati per i piccoli frammenti articolari, alla protesi. Mai affrontare una frattura complessa della paletta omerale se non abbiamo a disposizione anche una protesi totale del gomito. I campi ausiliari, ci potrebbe essere utile dell'innesto osseo di banca oppure del paziente, sono tutte cose che dobbiamo bene progettare per non trovarci in estrema difficoltà durante l'intervento chirurgico. Altra cosa che sicuramente ci può semplificare la vita è l'utilizzo, per esempio, dei lacci ischemici monouso. Ci permettono una migliore esposizione della zona metadiafisaria quando dobbiamo fare delle sintesi, per esempio, lunghe. Se, a mio avviso, questi device
sono indispensabili, ci danno molto più campo rispetto a una fascia ischemica tradizionale. Anche il decubito del paziente è importante scegliere quello adeguato, quindi avremo delle fratture più complesse che dovremo esporre più con un decubito prono o laterale, ci sono alcune fratture invece che vanno esposte con un decubito supino. E poi vediamo alcune peculiarità della tecnica chirurgica che ci possono consentire di ottenere migliori risultati. Lo vediamo con una frattura bicolonnare come quella che vedete in questa immagine. Senz'altro il primo step è quella di una esposizione adeguata del focolaio di frattura, è una pulizia accurata, una asportazione accurata, lavaggi dei frammenti senza però deperiostizzarli eccessivamente, quindi dobbiamo lasciare le loro inserzioni muscolari, le loro inserzioni capsulari soprattutto nella zona anteriore, ma dobbiamo bene visualizzare i margini della rima di frattura per ottenere poi una riduzione che sia la più anatomica possibile. Importante è quando facciamo la sintesi provvisoria quella di posizionare i fili di Kirchner in posizioni che non ci danno fastidio per applicare le placche. Non sempre questo è possibile, magari dobbiamo infilarne uno dove dovremmo infilare la placca, passiamo poi a una migliore stabilizzazione della frattura e rimuoviamo poi il filo. Sparito. Abbiamo perso l'audio, Giuseppe? Ci sente? Abbiamo perso l'audio. Giuseppe, aspetta. Anatomica della frattura. Okay. Poi avremo inevitabilmente una rigidità articolare. Ancora, teniamo a mente che in molte situazioni, soprattutto a livello del rocchetto articolare, avremo bisogno di piccoli innesti per recuperare la forma cilindrica del rocchetto articolare. Spesso la frattura schiaccia il rocchetto articolare, noi dobbiamo recuperare la sua sfericità sul piano sagittale se vogliamo che poi questo sia congruente rispetto alla grande cavità sigmoidea. Poi abbiamo il problema delle placche, ma è ancora un problema la scelta delle placche a 90 gradi, delle placche a 180 gradi. Era un problema quando utilizzavamo le placche a compressione, ma oggi con le placche a stabilità angolare abbiamo più stabilità di quella che è necessaria chirurgicamente, spesso questi sistemi sono pure troppo rigidi, per cui dobbiamo slegarci dalla mentalità AO oppure concetto Driscoll, ma dobbiamo invece scegliere la nostra configurazione in funzione della frattura che abbiamo di fronte, quindi inquadriamo i piani di frattura principali che abbiamo in quel paziente e scegliamo la configurazione di placche che è più adatta per una sintesi stabile secondo appunto i principi AO. Per esempio questa era una frattura che aveva il capitulum umeri praticamente distaccato, per cui era una frattura che necessitava un montaggio con delle placche a 90 gradi. Quindi invece quando abbiamo fratture che su cui il piano di frattura è prevalentemente sagittale, allora sarà meglio una configurazione con le placche a 180 gradi. E tanto è vero quello che sto dicendo che diversi studi hanno provato a dimostrare la superiorità clinica di un sistema rispetto a un altro, ma non hanno ottenuto differenze significative.
quindi adattiamo la configurazione al tipo di frattura che stiamo trattando. E sicuramente la stabilità angolare a mio avviso ha dato un'opportunità di osteosintesi ben maggiore rispetto agli anni precedenti, soprattutto nelle persone anziane, e quindi dobbiamo cercare di sfruttare le opportunità che ci danno le nuove placche e costruendo spesso sistemi ibridi, cioè dove utilizziamo al meglio il sistema della compressione con il sistema della stabilità angolare. Molto utile a mio avviso le placche che consentono una stabilità angolare ad orientamento variabile, che quindi possiamo scegliere sul campo, soprattutto sulla zona articolare. E poi nelle fratture più complesse bicolonnari sempre la sintesi con doppia placca, mai la sintesi con una sola placca, anche se a stabilità angolare. Infine, nell'intervento teniamo un po' di energia e mente lucida anche quando facciamo l'osteosintesi dell'olecrano. E l'osteosintesi dell'olecrano malfatta ci può creare dei problemi non indifferenti nel post-operatorio. L'intervento finisce dopo l'osteosintesi dell'olecrano, dopo l'osteosintesi della osteotomia. Quando il chirurgo ha finito il suo trattamento chirurgico, ha fatto tutto quello che poteva fare per ottenere un buon risultato in questi pazienti? Assolutamente no, se noi non gestiamo accuratamente i pazienti in tutto il periodo post-operatorio, durante il periodo della riabilitazione, noi non avremo un buon risultato clinico, anche se siamo stati bravissimi chirurgicamente. Quindi il periodo post-operatorio è fondamentale, il paziente deve essere ben istruito su quello che ha avuto e su come si deve comportare, non può essere affidato al primo fisioterapista che capita, ma deve essere affidato a persone dedicate alla riabilitazione di questa articolazione. Ovviamente la riabilitazione deve essere personalizzata e quindi in funzione della stabilità che noi otteniamo alla fine dell'intervento chirurgico, stabilità che dobbiamo saggiare alla fine dell'intervento chirurgico, noi daremo i vari tempi della riabilitazione. Non tutti i pazienti sono uguali. E poi discorsi a parte meritano le fratture del capitulum umeri e della trochlea. In parte vi ha già parlato Luigi di queste fratture, sono tutto un altro capitolo rispetto alle fratture della paletta omerale, ma comunque appartengono alle fratture della paletta omerale. Mi preme dirvi che qui già l'approccio chirurgico è diverso, le incisioni spesso sono diverse, spesso ci basta una incisione cutanea laterale, in realtà posterolaterale, rispettando i corridoi di sicurezza nervosi. Dobbiamo fare le incisioni dietro l'epicondilo e dirette posteriormente per evitare il danneggiamento del nervo cutaneo posteriore dell'avambraccio. Profondamente in questo caso non abbiamo bisogno dell'osteotomia olecranica, ma abbiamo bisogno di una via laterale e generalmente la via più utilizzata è la via di Cocker, quindi svilupperemo una via di Cocker sia la parte distale che la parte prossimale, e sviluppando una via di accesso di Cocker noi abbiamo la possibilità di gestire le fratture della regione laterale del rocchetto articolare, quindi fondamentalmente il capitulum umeri e la regione laterale della troclea. È questo l'accesso che ci serve in questo tipo di fratture. E ricordiamoci che quando ci sono lesioni legamentose associate, basta varizzare l'articolazione e abbiamo veramente un accesso ampio alla superficie articolare, e quando non è lesionato il legamento possiamo distaccarlo e poi reinserirlo se è necessario, ma molte di queste fratture si gestiscono facendo una incisione davanti il legamento collaterale laterale. Importante successivamente la ricostruzione del piano capsulo legamentoso, ovviamente se è stato distaccato. E vedete, questa è la classica frattura
della capitulum umeri a regione laterale della trochea, trattato con un approccio laterale e con diti a scomparsa. Alcune volte però abbiamo bisogno di un accesso mediale alla paletta omerale, soprattutto quando abbiamo le shear fractures che si estendono alla regione mediale, cioè alla parte mediale della trochea, oppure le fratture monocolonnari basse. In questo caso l'incisione cutanea a mio avviso deve essere più posteriore che mediale, in quanto l'incisione cutanea mediale pura è a rischio di danno del nervo cutaneo mediale dell'avambraccio, soprattutto del ramo posteriore. Preferisco fare un accesso di questo tipo, in qua, soprattutto nel caso delle fratture che interessano sia la parte laterale che mediale del rocchetto, della superficie articolare, in quanto è possibile esporre sia la parte mediale che laterale del gomito. Si sviluppa questo accesso al davanti del legamento collaterale mediale, con cui possiamo gestire la frattura della metà mediale della trochlea. Ovviamente in queste situazioni, se è lesionato il legamento collaterale mediale, lo andremo a riparare. Vedete, questo è un caso eseguito con doppio accesso profondo mediale e laterale. Vi ricordo che se è vero che la maggior parte di queste fratture non sono associate a lesioni capsulo-legamentose, ma esistono alcune di queste fratture che invece sono associate a lesioni capsulo-legamentose e appartengono al capitolo dell'instabilità complessa del gomito. E ve ne faccio vedere un caso abbastanza eclatante, dove oltre a tutto il danno articolare c'era il danno capsulo-legamentoso dei collaterali e anche dell'apparato muscolare. In queste situazioni qui dovremo applicare le regole del trattamento che utilizziamo nell'instabilità complessa del gomito. Quindi esistono un gruppo di shear fractures che sono semplici da trattare, ma ricordiamoci che esistono anche un gruppo di queste lesioni più rare, fortunatamente, che sono molto più difficili da trattare. Infine, non trascuriamo la collaborazione, il grado di collaborazione del paziente, e la gestione post-operatoria in questi casi è completamente diversa, e facciamo anche un pochino di autocoscienza, cioè sono fratture complesse da trattare, quindi i giovani dovrebbero avere un po' di prudenza e trattare queste lesioni insieme ai più anziani. Con questo vi ringrazio. Grazie Giuseppe della bellissima Grazie. Presentazione. Mi scuso con i relatori per il ritardo, ma un impegno di tipo accademico mi ha obbligato a ritardare di qualche minuto la presenza a questo importantissimo webinar. Andiamo avanti perché il tempo stringe e devo dare di nuovo la parola a Giuseppe, perché ci deve parlare delle fratture chiuse e trattamento per riduzione osteosintesi quando... Scusa, è andato di fine, scusa. Ah, già continuato tutto insieme? E quindi allora adesso parlerà della sostituzione protesica nelle fratture chiuse, quando e quale sostituzione protesica. Prego Roberto. Mamma mia. Allora, condivisione. Salve, professor Rutini. Mi fa partire lei? Come preferisce, oppure se vuole posso, è sufficiente che lei apra la sua relazione. Ma non la trovo qua. C'ho lo schermo, lo posso chiudere questo schermo davanti? Sì. Allora,
Vai. Perfetto. Ok, pulsante in alto. Perfetto. Condivisione. Vediamo tutti quanti esattamente ora, sì. Perfetto, grazie, scusate dell'imbranaggio. Va bene, un saluto a tutti. Ho visto che è arrivato anche il professor Maccauro. Entriamo nell'argomento di quando trova indicazione nelle fratture della paletta omerale la sostituzione protesica e quale protesi. Con queste tre immagini possiamo vedere quello che è oggi il consenso della letteratura, cioè utilizzare la protesi in fratture comminute, come quella che vediamo, in pazienti anziani, e quale protesi? La protesi totale è quella che ha una diffusione maggiore, quindi di cui c'è più esperienza. Quindi sembrerebbe già un discorso concluso con queste tre slide, ma in verità così non è, e mi piace puntualizzare alcuni aspetti che ritengo fondamentali. Innanzitutto, è stato già detto, ma conviene ribadirlo, precedenza alla sintesi, alla riduzione sintesi, se eseguibile, anche in pazienti di tarda età, come questa signora di 81 anni. Qui sicuramente il trattamento migliore è la sintesi rispetto alla protesi, ma la sintesi deve essere stabile. Questa è una frattura, mi ha fatta vedere una similare prima Gian Nicola. Io in fratture del genere, con un gran danno articolare che meriterebbe la protesi, ma c'è una frattura dolecrano, preferisco sforzarmi e fare una sintesi non semplice, ma che, se adeguatamente seguita con una attenta riduzione dei frammenti, grazie anche all'esposizione creata dal sollevamento dell'olecrano rotto e del condilo laterale, questo ci permette una visione completa della frattura, ci permette di ridurla e pian piano, utilizzando i soliti fili di Kirchner, sostituendoli poi con delle viti, si fa una sintesi come questa, che son sicuro è meglio come risultato finale rispetto a una protesi che sicuramente porta a un rallentamento, a una sintesi massiva dell'olecrano. Ma se la sintesi non è eseguibile, beh, allora abbiamo queste alternative: o un trattamento conservativo o il trattamento di sostituzione protesica con la EMI o con la protesi totale. Il trattamento conservativo, il cosiddetto sacchetto di ossa, alcune volte va fatto, ecco, forse proprio il passare degli anni ci fa valutare delle volte un risultato meno ambizioso rispetto a una sintesi perfetta, ma anche la possibilità di evitare dei dispiaceri in pazienti che mancano di collaborazione. Questo è uno dei casi migliori della mia casistica, nel senso che ho preso la scelta migliore in una paziente che avrebbe creato sicuramente dei problemi affrontando una sintesi con una protesi, ma scarsamente collaborante. La paziente ringrazia e i parenti pure. Quando si può fare un trattamento per il tipo di frattura con un'emiartoprotesi? Abbiamo detto prima, quando la frattura non è riducibile. È però necessario per fare il trattamento della emiartoplastica, che rappresenta oggi una delle scelte chirurgiche che più attira chi fa traumatologia. È necessario però che ci siano validi il capitello radiale, soprattutto la coronoide, e possibilità di avere intatte oppure riparabili le colonne laterale e mediale, e soprattutto la possibilità di mantenere validi i legamenti collaterali mediali e laterali. Qui vedete una sorta di diverse scelte fatte, ma tutte con l'obiettivo di ricreare una buona stabilità delle colonne e dei legamenti. Un caso pratico, recentemente trattato, questo mi sembra averlo trattato un paio d'anni fa, ma questo per dire che con una maturazione necessaria per arrivare a fare questo tipo di intervento, che è l'emiartoprotesi. È una frattura innanzitutto fortemente scomposta, le due colonne danno possibilità, danno garanzia di poter eseguire una ricostruzione, e allora
Allora si può fare l'intervento di emiastoplastica. Il punto fondamentale nelle emiastoplastiche è ripristinare in modo corretto l'altezza, cioè non l'errore che si fa più spesso è di lasciare la protesi omerale troppo sporgente. Se sporge troppo faremo fatica a ricostruire i legamenti o le colonne. Quindi bisogna, questo è il tempo forse più importante, trovare, ricostruendo con la tecnica del puzzle, l'altezza giusta da dare poi all'impianto protesico, che non è certo difficile collocare, ma bisogna metterlo di giusta altezza. Poi ricostruire le colonne, questo è il tempo difficile che richiede un grande impegno e una buona esperienza. Nella parte dove manca di più il tessuto osseo, cioè scusate, dove c'è meno tessuto osseo ma c'è un osso più stabile come quello che troviamo medialmente, possiamo utilizzare sintesi a minime. Dall'altra parte, dove c'è il condilo laterale, che è un osso di scarsa consistenza per mettere dei mezzi di sintesi piccoli, è meglio mettere una placca che faccia da appoggio. Perché mettere una protesi EMI rispetto alla totale? Per questi vantaggi: minor invasività, riduzione delle complicanze, evitando il tempulnare, anche complicanze a distanza, perché non c'è più la plastica, il polietilene, che quindi è quell'elemento più debole del sistema protesico. Perché nei giovani adulti possiamo garantire, se tutto va bene, una EMI vita maggiore della protesi, e soprattutto minori restrizioni nelle persone attive, con possibilità di sollevare dei pesi maggiori di quelli che si consentono alla protesi totale. Ma i limiti quali sono dell'EMI verso la totale? I limiti sono il rischio di instabilità, quindi si ritorna sempre sull'elemento della ricostruzione delle colonne e dei legamenti collaterali. Un altro elemento da considerare nelle EMI è quello della congruenza articolare. Ci sono studi fatti molto bene in Canada che dimostrano che, pur sforzandosi con i modelli protesici attualmente in uso, di adattare al meglio la protesi omerale a quella dell'ulna e del radio, una congruenza articolare naturalmente come quella precedente non si riesce a riprodurre, quindi ci si deve aspettare un adattamento dell'osso e quindi un'usura da parte dell'elemento più debole, che è l'ulna. Questo è uno studio recentissimo che abbiamo fatto insieme al mio gruppo del Rizzoli, insieme ad Andrea Celli, che anche lui ha una buona esperienza sulle emiartroprotesi, e di 50 casi fatti nei due reparti ne abbiamo selezionato 27, in cui l'abbiamo utilizzata in fratture fresche, e qui la tabella rapidamente la esamino sulle cose principali: sempre la stessa protesi, un follow up decoroso per analizzare i risultati sono stati confortanti per i punteggi raggiunti. I casi negativi pagavano il risultato negativo per la presenza di dolore, forse per quel fatto che dicevo dell'usura dell'elemento debole, cioè della parte della grande incisura sigmoidea. Le complicazioni ce ne sono state, vedete il numero, però in nessun caso in questo gruppo dei 27 acuti abbiamo dovuto utilizzare il passaggio da EMI a protesi totale. Le rigidità, considerando rigido un gomito che ha un range di movimento inferiore a 90 gradi, 7 volte, la sofferenza del nervo ulnare, è stato già detto prima, in 5 casi su 27, una mobilizzazione asettica presunta, ma non clinica, ma radiografica, in un caso. L'analisi radiografica è quella che ci ha fatto divertire di più. Abbiamo cercato di avere dei riferimenti per analizzare le protesi che avevamo applicato. Abbiamo calcolato la congruenza tra la superficie di contatto protesi-osso, e questa congruenza non era precisa in 3 casi. Questo naturalmente porta a una possibile evoluzione artrosica e a dolore. L'unione incompleta delle colonne l'abbiamo ritrovata in 2 casi, ma questo non ha inficiato il risultato.
Le ossificazioni eterotopiche erano presenti, ma solamente di classe 1-2, cioè quelle non a ponte, diciamo, in 13 pazienti. L'usura, quella famosa usura della grande incisura sigmoidea, in una selezione di 4 gradi di gravità, era presente in 6 pazienti di 1-2 gradi, quindi non troppo avanzato. Linee radiolucenti in 9 casi, ma evolutiva e totale solo nel caso che ho detto prima di mobilizzazione. Questi dati è giusto analizzarli perché è un intervento, quello dell'emiartoplastica, che attira molto quando abbiamo delle distruzioni articolari, ma è bene anche capire che bisogna condurre bene l'intervento perché le complicazioni e i problemi possono esserci. Il risultato di questa esperienza è stata che entrambi, noi e la scuola di Modena, siamo convinti che uno spazio per le emiartoplastiche ci sia a favore della sostituzione protesica. La protesi totale quando farla? L'abbiamo detto prima, quando c'è una forte comminuzione in pazienti anziani con scarse richieste, in fratture molto distali dove la sintesi si presume non stabile, e quando ci siano delle artropatie preesistenti alla frattura. In questi casi è obbligatorio ricorrere alla protesi totale. Ci sono esperienze in letteratura, come quelle che vedete qui riportate di vari autori, tra cui c'è anche quella di Gian Nicola, che hanno provato che la protesi totale rispetto a delle sintesi ardite, difficili da eseguire, possono dare dei risultati dal punto di vista funzionale ma migliori rispetto alle sintesi, con un range di movimento più ampio e un tasso di reintervento più basso, quindi disco verde alla protesi totale quando ce ne sia l'indicazione. La protesi totale, abbiamo visto prima, è il problema delle vie d'accesso, il tricipite, come trattarlo. Io ho esperienza di più della salva tricipite, dello splitting, e recentemente seguo questa via d'accesso di Tong, cioè della V rovesciata. Questo è un caso dei più recenti in cui abbiamo fatto questa via d'accesso. Qui un attimo un'analisi sul tipo di frattura, sia dalle radiografie che dalla TAC. Vediamo come il danno articolare sia enorme, le superfici delle colonne siano pluriframmentari, quindi una ricostruzione per scegliere l'emi è più difficoltosa, l'età del paziente 72 anni, tutto depone per la scelta della protesi totale. Ecco la via d'accesso di Tong, via d'accesso posteriore, che si scolpisce una V un po' più lunga della vecchia via di Merdo-Bignet, in modo da avere una parte centrale che si può sollevare verso l'alto. Questa dà un'ottima visione della superficie della frattura articolare, dà un ampio spazio per lavorare a livello dell'omero, ma soprattutto dà un buono spazio per lavorare a livello ulnare. Questo è il tempo più difficile nelle protesi, che se non è fatto bene può portare a un fallimento abbastanza precoce delle protesi totali. Oggi il nuovo sistema, uno dei nuovi sistemi della protesica, sistema che a me piace, richiede però, per essere impiantato bene, per collagiare bene l'elemento, la componente ulnare con quella omerale, richiede di utilizzare degli strumentari, dei dispositivi che richiedono spazio. Quindi, conservando il tricipite, questo modello protesico si mette con difficoltà. Ecco, quindi la ricostruzione, una volta impiantata la protesi, la ricostruzione anche delle parti molle, del tendine del tricipite, e il controllo. L'accesso che eseguiamo di più e che mi sento di raccomandare per chi fa saltuariamente questa chirurgia è l'accesso conserva tricipite ma con la variante paraolecranica, cioè che vuol dire che il tricipite viene aperto conservando la parte centrale, la tagliatella centrale del tricipite, i due vasti vengono aperti uno da una parte e uno dall'altra, e si riesce a lavorare con un buono spazio per posizionare le due componenti protesiche, e la conservazione del tricipite naturalmente consente poi di far muovere più rapidamente il paziente. Questa è una paziente che operammo 13 anni fa e che
che ancora oggi utilizza bene gli arti superiori anche per la cucina, per preparare la pasta. Allora, arrivo alle conclusioni. Le complicanze non devono essere dimenticate in questa chirurgia, complicanze intraoperatorie possiamo averle per fratture. Ma grande attenzione, mi sembra l'abbia detto già Gian Nicola, per la cute della zona posteriore del gomito è una cute sottile e spesso ci sono queste deiscenze, non sempre vanno a finire bene, delle volte vanno incontro a quello che è il problema più grande che si può incontrare nell'impianto protesico in qualsiasi distretto articolare, che è l'infezione. Quindi le conclusioni su quando eseguire la protesi, l'abbiamo detto prima, quando la sintesi non è eseguibile. Il trend attuale è di cercare di limitare l'uso delle protesi, il trend attuale mio e del mio gruppo, ma di sforzarsi sempre più, quando possibile, ad eseguire sintesi anche in persone anziane che siano però stabili. Il trend attuale sulla scelta del tipo di protesi emio totale oggi mi permette di dire che negli ultimi 10 anni abbiamo eseguito un numero pari di emi e di totali sulla chirurgia delle fratture della paletta onerale. Abbiamo preferito di più le emi in pazienti al di sotto dei 70 anni, soprattutto nella varietà delle corona share fracture, e abbiamo preferito e preferiamo le totali, come abbiamo detto prima, nelle fratture nei pazienti più anziani, soprattutto quando ci siano fratture e lussazioni. La via salva tricipite è sicuramente da preferire, ma ricordiamoci che per chi fa saltuariamente questa chirurgia, il tricipite, soprattutto nell'impianto della protesi totale, è un ostacolo a montar bene l'impianto a livello della componente ulnare. Grazie. Prof. Pedersini, se vuole introdurre il prossimo relatore, per favore. Bene, grazie. Il prossimo relatore è il dottor Alessandro Are, che ci parlerà delle fratture esposte e del damage control. Si vede lo schermo? Sì. Ok, buonasera a tutti. Vorrei ringraziare Giulio Maccauro e Francesco Liuzza dell'invito per stasera. Vorrei parlarvi di strategie e timing chirurgico, diciamo, nel trattamento delle fratture esposte dell'omero distale. La demografica, quindi l'epidemiologia di queste fratture, sono molto simili a quelle delle fratture chiuse, dove abbiamo da una parte, diciamo, traumi diretti ad alta energia, dall'altra parte a bassa energia, uomini giovani rispetto a donne in genere di mezza età. La distinzione qui è, diciamo, che ci sono nel giovane, nel maschio giovane, ci possono essere lesioni da arma da fuoco, sia in guerra sia a livello urbano, e incidenti stradali, che differenzia un po' il tipo di paziente. Quindi il paziente, diciamo, con più traumi o politraumatizzato, in genere non è da caduta a bassa energia cinetica. E quindi vorrei parlare della valutazione del paziente. In questi casi in cui c'è una energia cinetica maggiore, è molto importante valutare sia prima il paziente e poi il danno locale. Come vedete in queste due diapositive, una bassa energia, cioè una frattura, un'esposizione puntiforme, e dall'altra parte è abbastanza evidente che i problemi sono altri. E quindi volevo sostanzialmente introdurre questi concetti che, diciamo, sicuramente il panel degli esperti conosce bene, ma magari alcuni ascoltatori hanno sentito parlare, ma che sono sostanzialmente delle strategie di timing, cioè di tempismo in cui possiamo fare dei trattamenti chirurgici in pazienti un po' più critici, tra virgolette.
e quindi il concetto di damage control, che è un concetto non recente ovviamente, ma nasce dal, diciamo, nasce quasi 80 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale e viene trasposta in ambito ortopedico, diciamo alla fine degli anni 90, dalla scuola di Hannover, soprattutto da Pape e Kretek, che studiando altra patologia, sostanzialmente l'inchiodamento endomidollare in contemporanea dei pazienti politraumatizzati, da cui poi nascono diciamo studi che hanno portato all'inchiodamento endomidollare non alesato, ma insomma non voglio divagare, sostanzialmente hanno introdotto questo concetto di damage control orthopedics, che ha una base biologica soprattutto sulla reazione infiammatoria dell'organismo che è coinvolto, che ha subito un trauma ad alta energia. E nell'immediato c'è il cosiddetto first hit, cioè il primo colpo, quindi un picco di reazione dell'organismo, una reazione infiammatoria. E quindi la chirurgia in questa fase qui non è appropriata, non sarebbe appropriata. Poi adesso vi faccio vedere come i concetti sono stati un po' ribaltati, non sarebbe appropriata per non peggiorare ulteriormente lo stato generale, diciamo, metabolico del paziente. E quindi lo scopo principale del damage control era di ridurre il famoso secondo hit, quindi siamo meno invasivi e trattiamo queste situazioni con sostanzialmente una fissazione esterna. Quindi nel caso dell'omero distale abbiamo, diciamo, questi passaggi, diciamo, fondamentali, che ovviamente la valutazione del danno locale neurovascolare importantissimo, un debridement sostanzialmente dei tessuti ma neanche troppo aggressivo, una fissazione esterna e una chiusura in più tempi, quindi non in un tempo unico. Però vi faccio questa domanda: ma tutti i pazienti sono in queste condizioni critiche? E se tutti critici, c'è qualche modo per controllare la loro instabilità, adesso a parte quella emodinamica, ma anche quella, diciamo, sostanzialmente metabolica, e i fissatori esterni sono sempre necessari? Ovviamente questo ho fatto un po' di, diciamo, un pochino di retorica, visto l'indirizzo di questa relazione, però in realtà molti pazienti con fratture esposte dell'omero distale non sono critici, va bene, e la rianimazione entro le prime 24 ore permettono di introdurre un concetto che è quello del early appropriate care, che in realtà sarebbe come una early total care, cioè di fare, invece di fare le cose in più step, farle in unico, soltanto con la piccola differenza è che mettiamo dentro una variabile, diciamo, metabolica, e quindi non è proprio un early total care, appropriate care, che è un concetto che nasce, diciamo, circa 8 anni fa da una collega, Lavalier, che studiando in maniera approfondita, diciamo, i database e i registri trauma statunitensi, ha un po' messo in discussione questo discorso qui, dicendo che in realtà noi possiamo operare prima i pazienti, ma li dobbiamo stabilizzare dal punto di vista, diciamo, metabolico e emodinamico. Quindi per un omero distale questo sarebbe un flowchart, diciamo, di early appropriate care, dove facciamo un debridement radicale dei tessuti devitalizzati, compreso l'osso. Eventualmente, se manca osso, possiamo usare uno spaziatore di cemento subito, procedere a una sintesi, un'osteosintesi rigida, e procedere a una chiusura, se non subito, almeno cercare di fare un intervento o avere a disposizione un ortoplastico per farlo subito. Questo vi fa vedere un po' la differenza tra, diciamo, le due strategie, dove
acidosi metabolica, sanguinamento, è un paziente instabile, e dall'altra parte è un paziente, diciamo, potrebbe essere sottoposto a un trattamento più precoce. Come diceva Giuseppe Giannicola prima, insomma, mi trova, diciamo, abbastanza d'accordo su questo concetto di non dover a tutti i costi aspettare molto per fare la chirurgia del gomito in questi casi. E quindi ribadisco che questo è un concetto, diciamo, di concessione, ecco, di situazione, una situazione metabolica favorevole per fare un trattamento precoce. Un piccolo caso, appunto quello fatto vedere prima, ovviamente questo è ad alta energia perché è comunque una ferita d'arma da fuoco, era molto contaminata, e decidiamo di non fare, di non usare la fissazione esterna perché era un paziente non critico, quindi non era un paziente politraumatizzato, i suoi parametri metabolici e emodinamici erano buoni, abbiamo deciso di fare l'intervento direttamente. E quindi rimozione del debris, ovviamente, dei tessuti devitalizzati, e anche la rimozione di osso contaminato, era contaminato da vestiti e da altre cose. E purtroppo è residuato un difetto segmentale di quasi 30 mm e si è fatto uno spaziatore antibiotato, una placca posterolaterale, e poi successivamente, tolto questo, è fatto un RIA. Questo tanto per, diciamo, alimentare un po' la discussione e vedere questo articolo molto interessante di Pape, che praticamente fa un 180 gradi a distanza di 20 anni e dove vedete sottolineato, praticamente usa gli stessi concetti della Valier del 2013, ma gli cambia un po' le parole. Quindi adesso dice che forse potrebbe essere una buona idea fare una chirurgia precoce se le condizioni esistono. Quindi, per, diciamo, concludere, originariamente il damage control è stato applicato ai pazienti con politrauma, poi in realtà non tutte le fratture, ma le fratture dello scheletro asse, quindi sostanzialmente la colonna e la pelvi, e sul femore se ne può discutere perché pare che, diciamo, ultimamente non sono d'accordo neanche su quello. Quindi la fissazione non è necessaria per tutte le fratture esposte. È un concetto, diciamo, accettato, ben accettato a livello internazionale, ma oltre Pape forse è un concetto un po' anche abusato, in quanto non è benigna la fissazione esterna, e se possibile dovrebbe essere riservata a delle situazioni limite e a pazienti critici. Io penso che, diciamo, c'è spazio per l'early appropriate care e potrebbe essere la strategia, diciamo, di scelta nella maggioranza delle fratture esposte del femore, dell'omero distale, che non sono di grado elevato. Grazie. Grazie Alessandro, sicuramente la tua, diciamo, relazione apre, diciamo, parecchi argomenti, secondo me spunti di riflessione, che mi auguro la tavola rotonda poi possa in qualche modo meglio sviscerare. E do la parola all'ultimo dei relatori, prima della tavola rotonda, che è l'amico Renato Doniolo, a tutti noto per la sua grandissima competenza in ambito pediatrico, che ci parlerà appunto delle fratture pediatriche dell'omero distale. Perché il cerchio, noi parliamo sempre solo degli adulti, ma ci dimentichiamo che esiste tutto un enorme gruppo di fratture di questa regione anatomica, di settore anatomico, che riguarda invece i bambini. Prego Renato. Intanto voglio ringraziare il professor Maccauro, gli amici, il dottor Liuzza per l'invito, perché effettivamente è un mondo un po' diverso. Non riesco ad andare avanti. Ecco. E i bambini sono bambini, è una cosa che diciamo sempre, ma sono anche diversi tra di loro. Nel gomito troviamo quelle che sono le caratteristiche più tipiche, quindi le cartilagini a crescimento aperte, e oltretutto è una zona difficile perché non compaiono contemporaneamente i nuclei di accrescimento. L'arto superiore viene coinvolto nel 65% e di questo un terzo circa riguarda il gomito.
Se escludiamo altre lesioni del gomito che non sono quelle dell'omero distale, vediamo comunque che parliamo dell'85% delle patologie traumatiche. La differenza è evidente. Bisogna ricordarsi che c'è una regoletta che ci permette di ricordare che negli anni dispari 1, 3, 5, 7 anni compaiono il capitellum, quindi il nucleo di accrescimento distale dell'omero, il capitolo umeri, la testa del radio e piano piano tutti gli altri. Dobbiamo anche però ricordarci che c'è una differenza tra maschi e femmine. Il tutto si consolida verso la fine dell'accrescimento e quindi parlare di paletto omerale nei bambini è difficile. Ricordiamoci anche un'altra cosa, che in realtà gli attori sono tantissimi, è già stato ricordato da alcuni colleghi all'inizio, noi interveniamo, ma prima di noi interviene il medico di pronto soccorso, il pediatra, ci sono i genitori. L'altra considerazione che va fatta è che nei bambini viene dato per scontata la guarigione e la guarigione totale. Questo sfortunatamente non è così. I radiologi ci hanno invaso di una serie di linee, ma se la radiografia non è fatta bene, l'angolo di Bauman, la linea anteriore dell'omero e la linea tra l'omero e il capitulum omeri è priva di significato. Anche una banale via, anche una banale linea anteriore dell'omero varia notevolmente tenendo la rotazione. Una linea molto importante, perché nel bambino gran parte, nei bambini più piccoli gran parte della zona non è ossificata, è quella la radiocapitellar line, che è fondamentale, anche se è stato osservato che l'assioma che valga sempre la continuazione del radio nel nucleo di accrescimento non è esattamente vera, almeno nell'8-9% dei casi non è così. Questo dobbiamo immaginare, perché molto delle cose che noi immaginiamo in realtà poi non le vediamo. Nonostante la frequenza, tutte le evidenze sono di bassissimo livello, sono tutte di livello 3. Le fratture del sovracondiloidee sono le più famose, sono quelle delle quali parlerò di più, sono molto frequenti sino all'età preadolescenziali. In realtà abbiamo soprattutto fratture in estensione. E va ricordato che quando abbiamo delle fratture che non si vedono dei segni indiretti, quindi l'assegno della vela o lo spostamento del grasso. Le fratture in flessione sono molto meno frequenti. Abbiamo diverse classificazioni che dobbiamo conoscere, ma che non ci spiegano esattamente tutto. La più famosa è la Garland, ma spesso si utilizza anche la Lagrange-Gaux. Il problema ovviamente non è sulle fratture conclamate, il problema è su quelle di minore evidenza, le 1, le 2 di Garland, e dobbiamo aiutarci con segni indiretti. Sto facendo un webinar, chiamami alle 7:30. Scusate, ma c'è un microfono acceso. Alle volte il quadro clinico è eclatante, quindi la radiografia ci serve solamente per avere ulteriori informazioni. Altre volte è talmente evidente che non attenzione alle fratture collegate, come in questo caso. La dislocazione del frammento di frattura ci può indirizzare anche, e nei bambini non è sempre così facile raccogliere un esame obiettivo accurato, sulle possibili lesioni associate. In questo caso avevamo una lesione dell'omerale che poi è stata corretta con un intervento mini-invasivo. La trazione non è qua la sede, ma è importante che anche i più giovani sappiano che non è la soluzione del problema, ma alle volte ci permette di prendere tempo e questo ci permette di dare ai nostri pazienti il trattamento migliore. Molto si è scritto prono, supino, ecco, per le fratture in estensione la posizione prona sicuramente può essere utile, ma questa ci impedisce poi gli accessi anteriori e comunque richiede di intubare il paziente. Altra cosa, questo viene scritto in un instructional course, ma non trovatevi mai da soli a trattare queste fratture, perché anche se nella stragrande maggioranza è sufficiente un trattamento a cielo chiuso, il passaggio al cielo aperto può essere immediato. Si è scritto moltissimo su come mettere i fili, l'accesso mediale, l'accesso laterale, l'accesso combinato. Ecco, la cosa importante è che vengano messi bene,
perché devono essere messi con un incrocio distale dalla riva di frattura e non devono essere utilizzati come dei mezzi di sintesi entomidollari, perché non vi daranno la stabilità. Il concetto di stabilità è fondamentale. Passiamo adesso ad un'altra lesione tipica dell'estremo distale. Hanno accolto la mia indicazione a non chiamarli della paletta omerale. La paletta omerale per noi diventa tale solamente nel soggetto adulto. Abbiamo quindi le fratture del condilo laterale, che sono comunque il 15% delle fratture del gomito. Abbiamo due classificazioni note classiche, che sono quella di Jacobs e quella di Milk, a seconda del decorso della rima di frattura, e queste sono molto importanti. Ma sono state trovate delle altre classificazioni che sono molto belle didatticamente e sono importanti per capire di che cosa stiamo parlando, ma che di fatto non sono applicabili. Nelle fratture di tipo 1 di Jacobs possiamo utilizzare un trattamento incluento, ma attenzione, esistono le fratture di tipo 1 di Jacobs che si sotto stress, come in questo caso, diventano instabili, quindi diventano di tipo 2 o di tipo 3. In questo caso la riduzione anatomica e la sintesi sono importanti. Vi presento una nostra tecnica, ormai pluridecennale, che invece di utilizzare un mezzo di sintesi esterno metallico, utilizza dei fili riassorbibili con una via di Cocker, come è stata brillantemente esposta in precedenza. Ci permette di osservare, la cosa importante, non va demuscolarizzato, devitalizzato il condilo, perché altrimenti andremo incontro anche noi, nonostante l'età, alle necrosi. Con dei fili riassorbibili ricostruiamo perfettamente la situazione. Quando la frattura è associata a una lussazione, cerchiamo di utilizzare, e quando il frammento osseo è sufficientemente grande, cerchiamo di utilizzare una tecnica la meno invasiva possibile, se possibile anche percutanea, per ridurre quella che è una complicazione che si può vedere anche nei bambini, che sono le calcificazioni periarticolari. Discorso a parte invece è quello del distacco dell'epitroclea. Ha fatto scuola un lavoro ormai vecchio e anche in parte riveduto anche dagli stessi autori, in cui tanto le fratture dell'epitroclea vanno tutte quante bene. Non è vero. Le fratture vanno ricostruite, noi le ricostruiamo, le riduciamo, le sintetizziamo con i mezzi riassorbibili. Nel caso siano associate a lussazione, dobbiamo stare attenti che l'epitroclea non vada a inserirsi intraarticolarmente, perché risulterà in un problema importante e difficilmente risolvibile a distanza. Anche in questo caso utilizziamo dei mezzi di sintesi metallici. Questo è un caso che forse avete già visto, perché questo è un bambino, una bambina che mi è stata trasferita da un ospedale, un grosso ospedale non romano, e il dubbio era di che cosa potesse avere. Beh, e guardate, anche la risonanza non rende così evidente di che cosa si stia parlando. Ripetiamo le lastre, facciamo l'ecografia. Questa bambina può avere solamente, è un neonato, può avere solamente un distacco dell'estremo distale dell'omero. E qua si vede bene il rapporto che esiste anche nelle forme non ossificate tra l'estremità prossimale del radio e dell'ulna e l'estremità distale dell'omero. In questo caso è stata fatta una riduzione incruenta senza sintesi. Non vi preoccupate di questo, perché questa è la reazione tipica dei bambini più piccoli, perché il risultato è questo, con una restituzione ad integrum. Anche noi vediamo delle situazioni un po' particolari che ci vengono inviate da altri ospedali, e come vedete in questo caso abbiamo il capitolo numeri e la trochea. Abbiamo ottenuto, ecco, altra cosa importante, una cosa è quello che si vede alla TAC, le ricostruzioni, una cosa è quella che vediamo invece all'interno della sala operatoria. Quello che vediamo praticamente è questo: abbiamo fatto una ricostruzione per via, una riduzione cruenta. In questo caso in particolare abbiamo sintetizzato anche la frattura della regione più esterna. Quindi abbiamo fatto una riduzione con dei chiodini riassorbibili. Ecco qua, questo è un altro caso, molto più evidente, molto più simile a quello che fate voi. In questo caso, perché noi anche in questo caso abbiamo messo dei chiodini riassorbibili per via diversa?
Perché è importante? Perché parlo di capitolo numeri più troclea? Perché in realtà i nuclei di ossificazione del condito e della troclea si fondono prima e poi solo successivamente coinvolgono la metafisi. Questo è un caso simile a quello che fate voi, ma la soluzione è stata una soluzione molto da ortopedia infantile. Ho trasformato questa frattura in una frattura sovracondiloidea e poi l'ho trattata come tale. Ho anche il controllo a distanza senza la vite che non ho potuto presentare, ma il risultato è stato ottimo. Ricordiamoci sempre, ovviamente vale per i più giovani, che anche noi possiamo vedere questo tipo di fratture e dobbiamo avere tutte le possibilità di intervento e soprattutto le lesioni associate, perché aumentano notevolmente il rischio di sindrome compartimentale. Questo è un discorso a parte sulle lesioni che non presentano un quadro radiografico, ma che dobbiamo ricordarci, e anche in questo caso è fondamentale l'anamnesi, perché si può passare veramente da fratture sovracondiloidee misconosciute a delle molto più banali pronazioni dolorose solamente facendoci spiegare il tipo di trauma che è stato subito. In fondo, vi ringrazio per l'ascolto, ma vorrei ringraziare anche il professor Fineschi, il nostro maestro, condividiamo con il professore, e il professor Wilkins, ma soprattutto i colleghi dell'ospedale, ortopedici, anestesisti, radiologi, che mi permettono di fare queste cose. Grazie a tutti. Grazie Renato. Adesso sono finite le relazioni e iniziamo una discussione coinvolgendo Federico Bove, Alessandra Colozza e direi anche il prof. Pedersini, che abbiamo fatto parlare poco. Quindi io mi tiro fuori dalla tavola rotonda, saranno loro tre, magari alternandosi, a fare delle domande magari sulle relazioni e poi a esprimere un loro punto di vista, un punto di vista dell'esperto. Iniziamo magari con Federico. Vuoi chiedere qualcosina o puntualizzare qualcosina sulla prima relazione? Saluto tutti, mi complimento con tutti i relatori perché le relazioni sono state belle, complete ed esaustive. E su quella di Luigi in particolare mi è sembrata molto molto chiara, quindi non ho domande a riguardo. Se proprio devo fare una domanda, io partirei con Alessandro, perché sai che il concetto di damage control e appropriate care mi appassiona molto. E vorrei puntualizzare una cosa, cioè il concetto di appropriate care e in particolare il lavoro che hai presentato di Pape del 2021 è molto bello verso la fine, perché ha una tabella di confronto su quello che erano i parametri valutativi di 20 anni fa rispetto ai parametri valutativi attuali sulla decisione tra un damage control e un early total care. Quello che c'è da puntualizzare è che queste situazioni vanno comunque contestualizzate in un orario, prima di tutto, perché la stessa frattura alle 2 di notte o alle 8 del mattino ha un trattamento da parte dell'equipe molto diverso. Sì. E l'altra cosa è che l'appropriate care, a differenza del total care e del damage control, è un concetto dinamico. Quindi non per forza noi dobbiamo prendere la decisione di un damage control o di un total care al tempo zero in pronto soccorso, ma anche una lesione banale come quella che hai fatto, cioè banale per modo di dire, come quella che hai fatto vedere dell'arma da fuoco, non per forza dobbiamo trattarla alle 2 di notte. Possiamo migliorare quello che sono i parametri metabolici, in particolare l'acidosi, e portarlo in sala a distanza di 7-8 ore, di 12 ore, comunque non nell'immediato. Non sono molto entrato in quell'ambito, diciamo, di tutto il discorso tra gli studi della Cleveland Clinic e Hannover, perché è proprio come dici tu, no? Sapevo che ti avrei stimolato su questo argomento, insomma, però su quelli che sono i parametri, no? Dell'omeostasi metabolica emodinamica, sono cambiati in 20 anni.
in quello che sta cercando di studiare Lavalier, di trovare pochi parametri che sono riproducibili quasi sempre per dare un'indicazione alla proprio care, come dici tu giustamente, insomma. È un altro argomento, ci voleva più tempo, insomma, non è che... però è interessante. Per me quello che rimane più semplice per tutti noi, più che andare a vedere l'eccesso di base e quant'altro, è sempre la valutazione dei lattati, che puoi fare facilmente con un emogas ogni 2 ore, 3 ore, e riesci a monitorizzare il trend dei lattati, e questo ti dà una forte indicazione su un trattamento chirurgico definitivo rispetto a un damage control. Ma quello che volevo domandarti, quando hai delle situazioni del genere associate a delle lesioni degli arti inferiori, e quale delle due dai la precedenza? Sento, scusami Federico, ti sento poco, puoi alzare un po' la voce? Hai detto quando ho un quadro concomitante arti inferiori? Esattamente. Vabbè, adesso è ovvio che quel paziente che ho fatto vedere lì non è una situazione critica. È ovvio che la situazione critica, io un gomito così lo posso anche mettere in una doccia gessata, se io devo fare un altro trattamento, perché appunto devo il concetto, vabbè, è inutile che lo dico a te, ma insomma, voglio dire, tu queste cose le tratti tutti i giorni, però voglio dire, il concetto della stabilità, l'ho detto nella diapositiva, di vedere la situazione di tutto il paziente prima di controllare, prima di fare una valutazione sul danno del gomito. È ovvio che il gomito viene fatto dopo, è ovvio, almeno per me è ovvio. Era questa la domanda? Sì, era questa, ma questa domanda mi riaggancia e poi è una domanda che voglio girare a tutti. Abbiamo detto che più tempo passa e peggiore sarà l'outcome in termini di recupero funzionale e in termini di ossificazioni eterotopiche. E quindi quello che volevo domandare a tutti, come vi comportate per la prevenzione o per il trattamento di queste ossificazioni eterotopiche? Ah, se posso, allora, intanto mi volevo inserire sul discorso, molto bella la relazione di Are, che il concetto che lui ha detto secondo me va ancora più stressato nelle fratture articolari, dove l'importanza della ricostruzione precoce entro un timing orario dà veramente una grossa differenza sull'outcome rispetto a, diciamo, temporeggiare col fissatore. Per le ossificazioni penso che sappiamo tutti che non ci sono delle grosse evidenze scientifiche. Diciamo che noi come scuola stiamo usando l'indometacina 25 mg per 3 per 20 giorni o in alternativa il Celebrex, che ha già qualche evidenza in più. So che Roberto ha usato anche la rengenterapia, la radioterapia post-chirurgica. Noi nel nostro gruppo abbiamo un po' di difficoltà perché sono spesso pazienti giovani, quindi c'è un minimo rischio di sarcomi. Quello che si usa e che ha degli ottimi risultati nella gestione post-operatoria anche delle fratture, appunto C3, delle fratture con maggiore compromissione delle parti molli, e anche il cortisone. Per cui mi faceva piacere anche sentire gli altri, oltre alla domanda che hai fatto te, anche per la gestione dell'edema, come si comportano. Roberto? Io uso Celebrex da 200 mg, però non so se faccio bene, perché non so in realtà se ci sono studi, non ci sono studi definitivi in merito. C'è qualcosa sul Celebrex, invece l'indometacina c'è meno, per cui non ci sono magari delle evidenze scientifiche sul gomito, sono più sull'anca, però il Celebrex è più studiato, più dimostrato rispetto all'indoxan. E adesso stiamo parlando naturalmente di fratture fresche. Oggi più di un tempo prescriviamo di più gli antinfiammatori, cose che prima non facevamo. Il Celebrex forse anch'io attualmente lo prescrivo di più. Abbiamo avuto dei problemi con i medici di base nella prescrizione dell'indometacina in passato. Ce n'è stato uno abbastanza importante che ci ha portato anche a doverlo discutere in tribunale.
perché il paziente già aveva avuto un'insofferenza gastrica per l'uso dell'indometacina. È stato difficile accettare il fatto che l'avessimo prescritto per una cosa che sul bugiardino non era riportata. Col Celebrex è un po' più facile. E mi dicevi dell'esperienza applicazioni di radiazioni nel post-operatorio, è stato molto difficile organizzarlo, anche noi a Rizzoli non ce l'avevamo, per cui mandavamo questi pazienti al Sant'Orso. È stato molto utile fare una sorta di mappa dove indicavamo al radiologo dove fare dove concentrare il raggio delle radiazioni, appunto. E, se mi dici se con Se sempre c'è stata una risposta, non ti do una risposta affermativa, l'abbiamo adoperato. Sul discorso del cortisone abbiamo fatto un'esperienza anche con Gigi Pedersini e con Celli. Abbiamo prescritto per un certo periodo. Io dei tre penso di essere quello che si è sganciato prima. Adesso lascio la parola a Gigi, perché anche per il cortisone abbiamo avuto dei fenomeni di intolleranza e allora non lo utilizzo più attualmente. Gigi, tu cos'è? A che punto sei arrivato? Dunque, parto dalla röntgenterapia. Tu la fai post-operatorio o pre-operatorio? La röntgenterapia. No, post-operatorio. Sì. No, Post-operatorio, qui stiamo andando un po' fuori argomento perché nelle fratture fresche non è che la facciamo nelle temibili ossificazioni. Una volta che si sono instaurato, oppure quando operiamo le rigidità, quindi forse è meglio chiuderlo il discorso, se no facciamo confusione. solo un'osservazione. A Modena, in clinica radiologica, è venuto a lavorare da alcuni anni un radiologo, medicina nucleare, un radiologo tedesco. E ci siamo sentiti telefonicamente. Mi ha suggerito di farla preoperatoriamente, perché nel post-operatorio c'è proprio un problema pratico, che è quello di portare il malato semi-addormentato, semi-anestetizzato da noi a Modena in un altro ospedale. Quindi è una cosa che va tenuta in considerazione. Per quanto riguarda quello che dicevi tu, il cortisone io lo uso ancora, e in dosi inizialmente detoxifeno 25 mg, e lo usiamo per una settimana. Anche nelle fratture Anche nelle fratture, sì, anche nelle fratture. Non ho avuto nessuna controindicazione, ti posso dire mediamente una riduzione dell'edema e del dolore abbastanza, insomma, sensibile. Non ti posso dare un dato numerico scientifico, però ho avuto diciamo, soddisfazione da questo atteggiamento. Per cui cerco sempre adesso di accompagnare sia nei casi acuti che nei casi cronici 4-5 giorni di cortisone. Ho usato l'indometacina, bisogna stare attenti perché c'è un lavoro coreano sull'indometacina che ha evidenziato come addirittura ci sia la possibilità di avere un maggior numero di calcificazioni, un lavoro di 3 o 4 anni fa, e quindi anche quello è abbastanza controverso, quindi vai sul Celebrex, vai sull'indometacina, anche se francamente, insomma, crederci in maniera assoluta è l'unica cosa che abbiamo a disposizione fondamentalmente. Avete degli aggiornamenti sulle posture post-operatorie, atto in carico, docce, valve in carico per quanti giorni? Ma io dipende da quello che vado a fare. Negli acuti, solitamente per me, i miei malati non sono come quelli della Mayo Clinic che mi attaccano in cielo per 24 ore. I miei malati si lamentano molto se li attacco al trespolo della flebo. Quindi cerco di mettere una valva a 90 gradi a seconda di quello che ho ottenuto. Controlliamo molto la situazione cutanea perché poi abbiamo antiplastici dentro, ma insomma è una cosa, diciamo, un trattamento normale, non faccio grandi varianti rispetto a quello che penso facciano tutti. Posso intervenire sulle ossificazioni? Posso dire una cosa anche sulle ossificazioni? Ma noi la radioterapia la usiamo soltanto in preoperatorio, mai nelle fratture del gomito, sul trattamento delle ossificazioni, mai su fratture fresche, su ossificazioni già in atto, in preoperatorio, nell'arto inferiore. Nell'arto superiore, mai per paura, probabilmente personale, ma senza una reale cognizione di causa.
Devo dire che però la radioterapia preparatoria fa una serie di bordelli inenarrabili sulle ferite, quindi questa è l'esperienza che abbiamo desunto dal preoperatorio nei sarcomi, l'abbiamo poi riportato con gli stessi disastri nel trattamento delle ossificazioni dell'arto inferiore. Per questo ho dato assoluto niet per l'arto superiore, dove già la situazione cicatrizzate le ferite è già quello che è, ci manca soltanto fare un altro bordello con la radioterapia. È qualcosa che è molto efficace sulla formazione di nuove ossificazioni, ma fa dei disastri che veramente inenarrabili. Quindi io sarei anche molto cauto proprio sull'affrontare l'argomento, pur facendolo. Nelle fratture è dimostrato che danno un ritardo di consolidazione, per cui diciamo in questo capitolo di oggi sicuramente no. Quindi il messaggio non fanno consolidare le fratture, fratture irradiate non consolidano. Quindi nel preoperatorio su fratture fresche proprio impensabile. Esatto. C'è però da discutere sulla prevenzione delle ossificazioni, che nell'arto inferiore effettivamente è molto più sicuro quello rispetto al Celebrex, l'indometacina e quant'altro, cortisone, di cui molto si chiacchiera e poco si diciamo. Però le problematiche che questa cosa comporta sulla cicatrizzazione delle ferite è una problematica da non trascurare, perché insomma è una cosa. Quindi si tratterebbe di pensare una radioterapia sulle ossificazioni del gomito quando instaurate, ma non nelle fratture fresche. No, e d'accordo. In ogni caso io lo sconsiglio. No, sulle fratture fresche mai, ma sulle rigidi, su quelle già consolidate, sulle rigidità da calcificazione, quello io non sono 5-6 anni che lo uso, 700 millirad in dose singola e basta, e quello non ho mai avuto problemi di cute a livello del gomito, ma usati in maniera ripetuta. È sempre uno spauracchio quello delle ossificazioni. Certo. Vuoi aggiungere qualcosa, Giuseppe? Ma io penso che il problema delle ossificazioni è un problema un po' multifattoriale. Ci sono alcuni fattori su cui non possiamo intervenire, cioè il trauma. Ci sono fratture che purtroppo si associano a un danno importante dei tessuti molli, e quello purtroppo è un fattore di rischio per lo sviluppo di ossificazioni. Quello che penso è che noi dobbiamo cercare di evitare di aggiungere altri fattori di rischio per lo sviluppo di ossificazioni, quindi la chirurgia il più pulita possibile, non passare attraverso i muscoli, ma tra un muscolo e l'altro, lavare abbondantemente, quando li operiamo in ritardo rimuovere il callo che si sta già formando, perché quelle saranno ossificazioni. Spesso troviamo delle colate di callo fibroso sia posteriormente che anteriormente, quello va rimosso, attaccato spesso alla capsula, quello va rimosso, quindi lavare, chirurgia pulita, e poi anche dopo l'intervento stare attenti alla riabilitazione, perché molto spesso questi pazienti che arrivano con le ossificazioni sono pazienti che hanno fatto fisioterapie aggressive, quindi secondo me un fattore da eliminare è anche quello. Per quanto riguarda il farmacologico, io uso il cortisone da anni, quindi per 4, 5, 7 giorni, non di più, e quindi inizio intraoperatoriamente e lo termino in terza, quarta giornata, e l'indometacina la utilizzo e ne utilizzo in genere 100 mg per 4 settimane. Quando poi ci sono pazienti anziani un po' più fragili, mi limito a darne 50. E questo è quello che faccio, però penso che sia un discorso da aggredire in modo un po' pensando a tutti questi aspetti, non a un singolo aspetto. Cioè noi non dobbiamo aggiungere danno al danno che è stato già fatto. Vorrei dire due cose. Una, stiamo sempre molto attenti nei pazienti con calcificazioni alle lesioni o alle sofferenze neurologiche associate. Si è visto che chi ha sofferenze di ulnare, di radiale e così via fa più facilmente calcificazioni. Questo è un aspetto. E
secondo me è un momento fondamentale. Noi non riusciamo a capire, io vedo che tutti i miei malati che tornano a controllo con calcificazioni sono malati che hanno pianto durante la riabilitazione, con sofferenze indicibili. E anche questo è un elemento che però non riesco a spiegarmi scientificamente, perché sappiamo, mi ricordo che fece una bellissima lezione a un tuo congresso, Giuseppe, il professor Della Rocca, e disse che le calcificazioni venivano là dove c'è un'ischemia, mancanza di ossigeno. Questo non so se durante la riabilitazione ci sia una sofferenza tale da determinare, però una costante nei miei pazienti che non vanno bene per colpa delle calcificazioni, e tutti mi dicono io pianto nei primi 15-20 giorni di fisioterapia. Lì c'è un momento che forse ne varrebbe la pena analizzare meglio. A me piacerebbe chiedere una cosa al professor Tognolo, perché così cambiamo un pochino l'argomento, perché complimenti per la relazione, ma se ci dice qualcosa di più sul modo, perché purtroppo non tutti gli ospedali hanno un gomitologo, ecco, e soprattutto non tutti gli ospedali hanno un ortopedico pediatra gomitologo, quindi diventa ancora più difficile. Qualche osservazione in più, qualche trucco in più per correggere, dando la giusta angolazione alle fratture, perché si continuano a vedere un sacco di bambini che poi arrivano con una o iperestensione da una retroposizione ovviamente dell'epifisi distale, oppure una mancanza di flessione. E questo è un danno molto importante, perché poi sono bambini costretti in età molto giovanile a essere sottoposti in casi a interventi di osteotomia, oppure ad accontentarsi, perché poi è un argomento anche quello dell'osteotomia che non è così semplice da affrontare. Ti ringrazio per la domanda, perché è fondamentale. I bambini di fatto guariscono, ma quando tu non gli lasci quell'angolo sulla linea anteriore, guariscono in iperestensione. Siamo tutti molto contenti e accusiamo la giovane età del fatto che abbiano un'iperestensione. Non è vero. Hanno una iperestensione associata a una limitazione della flessione. Questo espone a delle limitazioni funzionali. È inutile dire, perché siete tutti più esperti di me, che le osteotomie e quelle in flessione vanno forse appena appena un po' meglio di quelle in valgismo, ma non correggono, perché oltretutto i difetti che noi definiamo in varismo in realtà sono tridimensionali. Quindi non sono mai solamente in varo valgo, ma sono essenzialmente dei difetti di rotazione. La seconda cosa è che espongono il bambino ad una più facile ulteriore trauma, perché con un gomito in iperestensione già li predisponiamo ad avere, in seguito a una caduta banale, una frattura che, se va bene, è una sovracondiloidea, ma molto spesso è invece un distacco massivo che possiamo avere nei neonati ed è immaginabile, ma possiamo avere anche nei bambini di 6-7 anni, perché poi il bambino, quando è stato libero, deve tornare a fare tutto. Per cui l'accuratezza, e chi lavora con me lo sa, il fatto che si sia ridotta bene la frattura è l'inizio di un percorso, ma bisogna ridurla bene. E mentre per le diafisarie possiamo avere un po' di gioco, quando uno inizia a dire tanto poi c'è la correzione, no, nel gomito non c'è, e non c'è neanche sul piano flesso-estensorio, che veniva sempre trascurato moltissimo. Quindi è fondamentale, non tanto per voi che vedete soprattutto i nostri disastri, ma per i più giovani, perché accettare una riduzione parziale a livello del gomito significa esporre il bambino ad un'ulteriore successiva o limitazione o danno. Anche molto importante. No, molto importante quello che ha sottolineato. Grazie. Grazie a lei. Faccio io un'altra. Chiedo scusa. Vai, farò una domanda a Luigi, a Morena. Sulle, diciamo, dato che lui, insomma, è un grosso esperto anche di problematiche di ortoplastica, no? Io il timing di copertura, diciamo,
ruolo dell'ortoplastico nella gestione delle fratture esposte del gomito. Allora, grazie, perché questo si collega un po' alla relazione di Alessandro sul damage control, no? Che oltre al damage control sistemico c'è anche il damage control distrettuale. E qualche volta ci si ritrova in condizioni di difficoltà cutanea o di difficoltà di approccio all'osteosintesi, che è vero che se fatta precocemente è soddisfacente, ma necessita poi di un'efficacia nella guarigione dei tessuti molli. E qualche volta in pazienti anziani, dove abbiamo visto che c'è il 7-8% di esposizioni associate, o in pazienti politraumatizzati, può essere un problema. Allora, onestamente, se io penso a tutte le mie collaborazioni con i nostri plastici, non mi viene in mente un gomito trattato con il plastico. Questo ho detto proprio molto, molto onestamente. Però, nonostante qualche caso così con i plastici sull'arto inferiore lo facciamo. Però effettivamente il problema si pone. Io avevo presentato un caso, non avevo le foto cliniche di quel disastro, di quel politraumatizzato dove c'era una grossa esposizione, e la domanda che mi faccio è qual è la finestra corretta per entrare, perché il damage control può essere anche damage control distrettuale, quindi noi siamo abituati a lasciarli un po' sgonfiare i nostri pazienti prima di intervenire in maniera aggressiva su determinate cuti, per cui questa era un po' la domanda che rigiro. Riguardo all'approccio ortoplastico, noi non ne abbiamo mai fatto uno, onestamente, di gomito con i nostri plastici, ve lo dico molto onestamente. Abbiamo fatto tanti arti inferiori, tanti piedi, tante caviglie, tanti piloni, tante tibie. Guarda, su quello, Luigi, noi abbiamo pubblicato una consensus del 2017, dove sulle grosse esposizioni, quindi parliamo dalle 3A in avanti, abbiamo un timing temporale di una settimana per trattarla insieme al plastico con una VAC, per fare il debridement, il second look, VAC, eccetera, per arrivare al trattamento definitivo, se non subentrano infezioni, in una settimana. E questo è d'accordo, no, ma io, sull'ortoplastica la linea guida adesso inglese era 3 giorni, era passata a 7 giorni, adesso sono ritornati a 3 giorni. 3 giorni, secondo me, dal punto di vista organizzativo è estremamente difficile. Cioè, se parliamo di linee guida ortoplastiche, d'accordo, le 72 ore sono al momento il trend. Gli inglesi sono ritornati molto indietro sulle loro posizioni della settimana, però io ritengo che sia una posizione pericolosissima, perché onestamente organizzare un intervento di ricostruzione e copertura in 72 ore è estremamente difficile, almeno nelle nostre condizioni organizzative, ma spesso non te lo consente neanche il paziente. Cioè, questi pazienti politraumatizzati, il rianimatore ti dice, e tu lo porti in sala per un intervento di 5-6 ore dove alzi un lembo, gli fai un'osteosintesi complessa, attacchi il lembo, ti dico, in 72 ore è estremamente, estremamente improbabile. No, io mi chiedo, lasciando perdere un attimo il plastico, ve lo chiedo, ma davvero proprio per avere dei riferimenti, se è emerso che bisogna intervenire precocemente sulla frattura articolare, non vi capita delle volte di essere in difficoltà con i tessuti molli nell'ottemperare a questo voler intervenire precocemente sulla frattura articolare di gomito? Per questo io, uno dei miei assistenti è un chirurgo plastico, io ho preso nel mio staff un plastico, cioè io oltre al geriatra ho anche il plastico nel mio staff, mio assistente, ho rinunciato a un ortopedico per prendere un chirurgo plastico e un geriatra. Quindi perché sono impazzito con mesi e mesi di VAC inutili. Io sono proprio il nemico giurato delle VAC, perché dopo 4 pazienti con 4 mesi di VAC che non portavano assolutamente a nulla, se non al peggioramento dell'infezione, oltre che a spese inaudite, ho preferito una soluzione di questo tipo. Le coperture a 72 ore, a 24, a 48, quando servono, vengono fatte, di notte mai, ma di giorno sempre, perché il plastico viene ogni mattina
la nostra una dottoressa viene la mattina, fa il briefing con noi e quello che serve fa. Dove serve? Va, serve per i tumori, serve per le fratture. Io esorto, diciamo, a ripensare le unità operative, soprattutto in un ambito traumatologico, ad avere delle disponibilità diverse. Ho una persona in meno che fa le guardie, sì, ho una persona in meno che fa le guardie, ma ho una persona in più che risolve tantissimi di questi problemi. E grazie a questa cosa il problema delle 72 ore non me lo pongo più. Noi copriamo in 5-9 giorni, questa è la verità, 5-9 giorni di meno. Qualche volta restiamo entro i 7, qualche volta sforiamo. Ma sei fortunato, noi viaggiavamo a 20 giorni, il plastico dovevi chiamare il lunedì, ti rispondeva il giovedì e poi ti dicevo di mettere la vacca la settimana successiva. E ogni trattamento era 4 settimane. Con un team di plastici, perché se il lembo fallisce nella notte, bisogna ritornare a vedere, a rifare le anastomosi, a controllare le anastomosi, o alzarne un altro di notte, quindi spesso quello che l'ha fatto durante la giornata, cioè, quindi sì, noi non siamo così puntuali sulle 72 ore. È vero Luigi, è vero che c'è bisogno di due, però intanto uno che ti fa tutti i lembi locali, perfetto, il lembo microvascolare e ti fa quando serve, ma che ti fa soprattutto quei 70-80 lembi locali l'anno che sopperiscono a decine e decine di inutili giorni di VAC, beh, questo ti fa cambiare completamente la vita. Perfetto. Comunque Luigi, penso che il concetto fondamentale rimane che se avere una copertura, un microclima, diciamo, biologico per far guarire una frattura è la condizio sine qua non. Poi sono d'accordo con te che, diciamo, sul gomito non capita così spesso, a me non è mai capitato e quindi, diciamo, sono d'accordo con te di fare riparazione lembi diretti, sì, ma di doverlo fare, insomma, sul gomito è più raro. Io vorrei fare una domanda ad Alessandra, posso fare una domanda? La tua, certo, diciamo, esperienza sulla protesi, volevo dire, sì, qual era la tua idea, la tua opinione sulle emiartroplastiche versus le protesi totali, se tu concordi con le linee di Roberto oppure se hai una visione, diciamo, diversa sulle indicazioni. No, grazie della domanda. Mi sono ritrovata molto col ragionamento di Roberto, cioè l'emiartroplastica è un po' un punto d'arrivo per un chirurgo del gomito. Diciamo che se dobbiamo dare dei messaggi, sicuramente la frattura articolare comminuta con osso di scarsa qualità che merita una protesi totale va affrontata con una protesi, diciamo, totale nel giovane o nel chirurgo che si approccia inizialmente alla chirurgia del gomito. L'emiartroprotesi richiede dei tecnicismi che sono più del chirurgo del gomito. Per cui attenzione a non cadere nella tentazione di impiantare a chi ha meno esperienza sul gomito queste protesi, perché danno dei fallimenti drammatici, si bussano, diventano instabili, quindi è fondamentale la ricostruzione delle colonne. Devo dire che visti i risultati e visto anche la possibilità di impiantarlo in persone più giovani, anche noi abbiamo cominciato, però è stato un percorso un po' lungo e siamo arrivati solo, diciamo, da pochissimo all'impianto delle emiartroplastiche, quindi sono d'accordo con Roberto. Io invece, se posso, volevo fare una domanda a Federico. Gian Nicola ci ha mostrato molto bene tutte le possibili approcci chirurgici, con delle belle immagini, spiegazioni. In tutti gli approcci c'è sempre un po' il nervo ulnare di mezzo. Quindi volevo chiedere un po' qualche chiarimento sul trattamento, se va trasposto, non trasposto, se ci dici qualcosina in merito. Grazie. Scusa, io farei rispondere Gian Nicola, però io ti posso dire che pongo molta attenzione sul fatto di non appendere nessun poker che fa una costante trazione sul nervo ulnare. Quindi l'accetto sì, trasporlo sì, ma non trazionarlo. E quando finisco lo lascio adagiato nella sua doccia senza una trasposizione anteriore. Questo è come mi comporto io, però... Perché mi sembra che invece Giuseppe la pensi diversamente, mi sembra che lui, se ricordo bene, consiglia di trasporlo sempre.
Beh, direi di sì, personalmente lo traspongo praticamente sempre, soprattutto ogni volta che si mettono le placche mediali. Quando si mette la placca mediale, se si lascia il nervo in sede, il nervo in flessione si traziona sempre e poi l'altro problema si attacca alla placca, per cui bisogna anche pensare a chi verrà dopo, se qualcuno dovrà rimetterci le mani, e bisogna anche essere altruisti. Ed è un altro motivo per cui mettere davanti il nervo ulnare. È ovvio che quando lavoriamo lateralmente non è necessario trasporre il nervo ulnare, ma nella sintesi delle bicole ulnari io lo faccio sempre. Un consiglio che do ai più giovani è questo: una volta che avete isolato il nervo ulnare, togliete il laccetto, non tenete il nervo nel laccetto durante l'intervento chirurgico, perché le trazioni durante l'intervento chirurgico, quando mettiamo le viti, lavoriamo col trapano, l'assistente giovane che divarica spesso prende questo laccetto e lo tira, e quindi alla fine il nervo l'abbiamo traumatizzato durante l'intervento chirurgico. Quindi una volta che il nervo è stato isolato e appoggiato davanti, noi possiamo fare la sintesi della paletta omerale con il nervo che è tranquillo nella sua sede, e quando mettiamo la placca mediale basta mettere una spatola davanti all'omero e il nervo è protetto e deteso durante tutto l'intervento. Quindi riflettere sul fatto di lasciarlo appeso a questo a questi elastici, spesso poi ci attacchiamo pure le klemmer e quelle pesano. E se l'accetto se ne va distale verso il fuc, dove il nervo è ovviamente poco mobile, lo traziona e quindi facciamo danni intraoperatori. Confermo, io ho operato un mio fallimento dopo 4 mesi, non avevo fatto la trasposizione dell'ulnare ed è stata un'impresa liberarlo con dei rischi enormi. Poi diciamo il giorno dopo, grazie a Dio, non avevo fatto danni, però confermo che era imbrigliato in una ganga cicatriziale incredibile. Io ho avuto, però anche lì ho avuto la sfortuna di fare alcuni interventi in cui la placca, le viti della placca, la testa della vite aveva lasciato l'impronta sul nervo ulnare. Quindi non solo anteporlo in caso di placca mediale, ma anche scriverlo nell'intervento, perché molti non scrivono nell'intervento che l'hanno anteposto, l'hanno lasciato in sede, e questo diventa un problema enorme nel momento in cui vai a gestirlo. Il laccetto, guai attaccargli un klemmer assolutamente, tenerlo lì. A me serve perché vedo il rosso, io ce li ho rossi i laccetti, e siccome ormai sto diventando vecchiarello, se vedo il rosso mi fermo. A volte se lo lasci libero e lo anteponi, gli metti una spatola, già Gian Giuseppe, quello che tira la spatola può tirare più forte dell'accetto, quindi bisogna stare attenti. E poi bisogna, se lo hai davanti è un conto, ma quando devi fare le varie manovre, io vedo l'accetto rosso, mi fermo. È una, insomma, sono tutte cose da vecchietti, ma sono cose che servono. Il l'accetto rosso si confonde col sangue, il giallo del nervo... Ma te sei daltonico, te, dai, su, via. Giuseppe, sono le 7 di sera, eh. Guarda, io lavoro con gli altri. Sono 12 ore che siamo qua, eh. Giulio, grazie, è stato veramente interessante. Grazie molto. Grazie, Francesco. Grazie a voi di aver partecipato. Penso che possiamo chiudere così. Grazie. E ringraziamo l'OTC, la società, il nostro presidente e gli sponsor, ovviamente. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie a voi, ciao. Grazie. Grazie. Ciao. 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 Speriamo di vederci a un congresso dal vivo e non sul computer. Presto. Di nuovo. Ciao Giulio. Ciao. Ciao, grazie. Grazie a te. Grazie Giulio. Ciao Giuseppe. Ciao caro. Adesso sto cercando di uscire, se... Non so perché il tasto non funziona. No, non lo so perché non.
Niente, non può uscire. Chi chiude?